sono tante le priorità che le aziende dovranno affrontare nel 2022 e oltre. C'è il tema people, c'è il tema della trasformazione del business, c'è l'innovazione che sta diventando sempre più pervasiva. Non solo, c'è anche il governo delle tecnologie e poi il grandissimo tema della sostenibilità, che ormai è all'ordine del giorno per tutte le organizzazioni. E allora, con uno sguardo al futuro, oggi abbiamo pensato, insieme a Matteo Giovanditti, CEO di Alterna, di fornire dei topic e anche dei suggerimenti alle aziende che stanno cercando di capire su quali dimensioni si dovranno muovere in modo concreto nel prossimo futuro. Dimensioni che riguarderanno sia le organizzazioni stesse, ma anche i partner di business come Alterna. Buongiorno Matteo! Buongiorno a te, Paola, piacere rivederti. È un piacere, infatti. Veramente, anche in questo bellissimo contesto, grazie. Matteo, allora, il primo, insomma, grande tema è quello del tempo. Quindi è un tema, insomma, spinoso per le aziende. Sì, è un tema molto spinoso, soprattutto per quanto riguarda, come dire, la sua declinazione corretta. Tempo vuol dire capacità di sostenere i percorsi di queste aziende nei tempi e nei modi corretti. C'è un'ansia, uno stress incredibile da parte delle aziende per quanto riguarda la volontà di perseguire questo cambiamento in modo sicuramente molto veloce, in modo molto agile, anche perché la pandemia e gli effetti della pandemia ci hanno sicuramente messo tutti nelle condizioni di ragionare in termini diversi, con un'apertura mentale, con una capacità di resilienza che sempre di più tocca ovviamente soprattutto l'aspetto del cambiamento continuo e come governarlo senza subirlo. È ovvio che in questi contesti soluzioni specifiche sono sicuramente, voglio dire, delle ottime possibilità che le aziende hanno proprio per cogliere il grande vantaggio derivante da un approccio tailor alle proprie esigenze. In tal senso le industry cloud di Microsoft, che sono state realizzate nel corso degli ultimi 2 anni, sono qualcosa di veramente unico, anche perché riescono effettivamente a coniugare in maniera diversa aspetti, necessità organizzative, flussi di lavoro, capacità analitica arricchita praticamente dalle AI, ma in modo molto specifico per quel contesto industriale. È una sorta di multi-cloud, perché abbracciano in effetti più piattaforme cloud dell'offerta Microsoft, ma la cosa più affascinante è che in realtà si integrano anche con l'esistente. Uno degli aspetti importanti è proprio la capacità praticamente di abbattere i silos, quindi di creare dei modelli condivisi dei dati sui quali si innestano poi ovviamente i processi specifici tipici, tutti però sorrette da un'architettura e da un orientamento fortemente digitale. Quindi c'è, come dire, da questo punto di vista, la possibilità di cogliere, come dire, il momento con l'agilità e con quella richiesta di velocità assolutamente necessaria e soddisfacibile per l'azienda. Quindi abbiamo risolto la questione tempo, però c'è un'altra questione che sta diventando importante per le aziende, che è quella appunto della sostenibilità, Matteo. Sostenibilità è nelle agende di tutte, è un tema ovviamente altrettanto prioritario. Anche qui Covid insegna, cioè fino probabilmente a 2 o 3 anni fa parlare di sostenibilità eravamo già comunque, come dire, ben presenti sull'argomento. Però in qualche modo immaginare che, come dire, alcuni programmi anche stabiliti ovviamente dall'organizzazione dichiarassero obiettivi per il 2030, 2040, 2050, ci facevano comunque spostare sempre in là l'impegno. Oggi la sostenibilità invece, dopo la pandemia, è diventato un tema dominante. Un tema dominante che addirittura tantissimi CEO, secondo anche una ricerca di Accenture, ritengono importante o veramente molto importante per il successo dell'azienda nei prossimi anni. Cloud for Sustainability, che è praticamente una soluzione cross a tutte le soluzioni verticali di cui prima accennavamo per i diversi contesti industriali, che permette ovviamente di certificare il proprio footprint, quindi il proprio, come dire, impatto sull'ambiente, e soprattutto strutturare dei piani, delle azioni per la riduzione dell'emissione, piuttosto che per i cambiamenti ovviamente prima di tutto culturali
che dopo devono produrre ovviamente degli effetti che vanno registrati, vanno certificati, anche perché attraverso questa soluzione c'è la possibilità proprio di, come dire, rendicontare continuamente e vedere sostanzialmente quelli che sono i progressi e anche i benefici in termini di riduzione piuttosto che di adozione di energie con un impatto sicuramente più basso. La grossa novità è che ovviamente nel Cloud for Sustainability c'è tutta la filosofia, c'è tutta la passione Microsoft, c'è il cloud, c'è l'ambiente, c'è Azure, quindi c'è la possibilità nelle aspirazioni proprio del vendor di arricchire sempre di più la soluzione attraverso praticamente questo patrimonio di dati che sempre di più si sedimenterà praticamente nell'ambito degli storage opportuni della stessa architettura, e quindi l'aspettativa è che la stessa possa essere, come dire, utilizzata meglio da aziende che la abbracceranno magari nei prossimi anni, perché si arricchirà di comportamenti, di analisi, di insight intelligenti che sicuramente diventeranno patrimonio comunque della stessa soluzione. Quindi è come dare concretezza a questo tema della sostenibilità, che appunto è oggi una priorità per le aziende. Fondamentale. Poi non è l'unica, perché prima parlavamo di velocità e quindi di stress per quanto riguarda alcuni cambiamenti. Indubbiamente, se andiamo a registrare le richieste, no? Cioè, dov'è che abbiamo visto nell'ultimo periodo una grande tensione positiva a fare qualcosa di rapido, sicuramente, quindi sostenibile anche per quanto riguarda i percorsi di attraversamento e di messa a terra, anche culturale nelle aziende. Ci sono due grossi filoni che sono letteralmente esplosi. Uno è quello che guarda il cliente, la dimensione del cliente, cioè la dimensione dell'esperienza del cliente, come Covid ci ha insegnato, e l'altra che, ahimè, sempre come Covid purtroppo ha prodotto, amplificato tutto il fenomeno che sicuramente, voglio dire, ha prodotto anche problemi e danni abbastanza, voglio dire, ingenti sulla rottura di alcuni stock, quindi un tema che va sotto il cappello di supply chain resiliente, adattativa. Quindi a maggior ragione la supply chain resiliente è proprio, come dire, la necessità di avere più intelligenza, più agilità nell'interpretazione di quella che può essere la ripianificazione ovviamente di alcuni aspetti durante l'iter di analisi praticamente di impatto nella intera filiera. Questo non toglie che se ci sono dei vincoli molto forti, ovvero se ci sono prodotti che comunque sono nelle mani di qualche unico fornitore, tutta l'intelligenza di questo mondo sarà sicuramente utile per permetterci anche di fare in source, ma indubbiamente non risolve, voglio dire, il problema nell'immediato. Mentre lato cliente, l'esperienza col cliente è stata completamente ridisegnata, quindi abbiamo visto nel mondo del fashion, del retail, che sicuramente sono stati quelli più colpiti drammaticamente e che oggi stanno beneficiando invece di questa grande trasformazione, ma si sta praticamente espandendo a macchia d'olio. E soprattutto capire in anticipo molto bene quelli che sono i suoi bisogni e cercare di soddisfarli su qualsiasi tipo di canale. Ecco, l'omnicanalità ovviamente è diventata pervasiva. E anche qua Microsoft la fa, come dire, molto bene. Noi la stiamo facendo bene perché siamo un integratore che lavora da sempre sulla piattaforma Dynamics. Abbiamo abbracciato anche alcune applicazioni specifiche per il mondo proprio del CX, Consumer Journey, senso lato, e quindi Customer Insight insieme praticamente all'Orchestration Journey di Dynamics 365 Marketing ci mettono proprio nelle condizioni sostanzialmente di, come dire, raccogliere il valore dei dati che noi sempre di più capitalizziamo nei confronti dei nostri clienti per proporre ovviamente soluzioni molto personalizzate che sono veramente in linea con quelle che sono le aspettative del cliente, ancora una volta su qualsiasi tipo di canale. Quindi qui c'è stato veramente un cambiamento radicale. Sì. E poi c'è il grande tema, mi viene da dire, il tema people, Matteo. E quello, insomma, è proprio sotto i riflettori per tutte le aziende. E questo è un tema, anche qui, di grande attenzione per tutti. Dove probabilmente però, come dire, anche l'abbondanza di tecnologia sicuramente ci può sostenere. Però qui la rivoluzione è più profonda, perché la rivoluzione impatta su quello che è il cosiddetto, come dire, approccio che viviamo da sempre per quanto riguarda la natura del rapporto del lavoro. Quindi qui c'è proprio
probabilmente necessità di accompagnare questo cambiamento anche nel modo adeguato, e mi auguro, è veramente, come dire, ben ci aspettiamo tutti che domani si possa parlare semplicemente di worker senza il suffisso smart, perché entrerà praticamente nella vita di ciascuno di noi. Temi quali quelli del Great Reshuffle, del Great Resignation, quindi le dimissioni di massa, il rimpasto globale, il burnout che si sta verificando sicuramente, voglio dire, in alcuni leader, in alcuni manager. Quello di cui è necessario disporre oggi è soprattutto una rivisitazione dei modelli organizzativi. Modelli organizzativi che, e quindi anche modelli prima che organizzativi, culturali, quindi che devono, come dire, riguardare un pochettino il dominio della collaborazione, l'aspetto fondante, come dire, del luogo in cui, come dire, la collaborazione avviene, che può essere appunto fisico piuttosto che digitale, e soprattutto partire da un presupposto, voglio dire, importante: il lavoro ibrido c'è e ci sarà per sempre, cioè questo è comunque un dato di fatto. Quindi la domanda corretta da porsi è: ma come facciamo in questo tipo di nuovo percorso, che sicuramente affascina tutte, però di cui stiamo vedendo anche, come dire, alcuni effetti indesiderati negativi che purtroppo incidono sulle nostre persone, no? Andando, voglio dire, a scoraggiarle, andando a disingaggiarle rispetto praticamente all'obiettivo, al purpose dell'azienda. Come facciamo a tenerle ingaggiate, a tenerle motivate secondo obiettivi, secondo i criteri di crescita? Come facciamo ad alimentare una cultura sempre, come dire, positiva per quanto riguarda i talenti che dobbiamo, in questa nuova modalità, portarci a bordo, metterle nelle condizioni comunque di essere formati, di attingere alle informazioni nel modo corretto? Le piattaforme, le tecnologie, per fortuna ci sono, e qui Microsoft ha fatto un'operazione incredibile, e l'ha fatta anche con grande umiltà. Quindi Microsoft Viva effettivamente è una piattaforma incredibile, unica sul mercato, una vera e propria piattaforma dell'esperienza che con i suoi moduli risponde ovviamente a tutte queste esigenze. Ma è indubbio che con la sola piattaforma, con la sola infrastruttura, e qui rimarco un aspetto importante, cioè che a mio parere il cloud di Microsoft oggi è l'unico cloud che riesce veramente a coniugare bene l'organizzazione, le persone, con la capacità di comunicare, di collaborare, di creare in maniera sicura e protetta. Quindi abbiamo, come dire, un'infrastruttura sicuramente all'avanguardia, capace di, però dobbiamo lavorare tantissimo ovviamente internamente, dobbiamo lavorare sui modelli culturali, dobbiamo preparare le nostre persone, dobbiamo investire nelle nostre persone, dobbiamo accompagnare anche i nostri manager, i nostri leader in questi percorsi. Quindi sicuramente anche i modelli culturali vanno ridisegnati tutti insieme verso questo nuovo orizzonte, che comunque sarà positivo, e auguriamoci che tra non molto, Paola, parleremo semplicemente di, appunto, worker, non più smart, perché è entrato praticamente nell'esperienza di tutti la possibilità di essere, come dire, capaci di portare valore, di portare contributo, di integrarsi in qualsiasi processo ovunque si sia. Grazie mille Matteo, è stato un piacere averti con noi. Grazie a te Paola, è stato veramente un bellissimo piacere, e soprattutto grazie anche per aver scelto questo bellissimo posto.